Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Andrea, E io Giovanni. noi siamo gli Inforward e oggi vi parleremo della seconda parte dell'UFO di Roswell. Quando si parla di UFO si pensa subito ad un'astronave aliena, però per quelli che non lo sanno, in realtà il termine UFO significa oggetto non identificato. Nel 1978 un ufologo ed ex ricercatore della fisica nucleare, Stanton T. Friedman, intervistò Jesse Marcel. Vi ricordate? Il maggiore dichiarò in un'intervista che la versione dell'aeronautica militare era un falso intento ad insabbiare la verità e di nascondere ciò che davvero precipitò nel Nuovo Messico nel luglio del 1947. Nel 1980, con la consulenza di Friedman, due scrittori, William Moore e Charles Berlitz, pubblicarono il libro chiamato The Roswell Incident. Sotto l'attenzione dei media, il nuovo scenario prevedeva la caduta dell'astronave nel ranch di Brazier, avvenuta tra il 2 e il 3 luglio del 1947. Il 15 febbraio del 1994 l'aeronautica militare aprì un'indagine interna per chiarire la faccenda di Roswell. Così fu scritto il primo rapporto ufficiale. A schiantarsi non fu una sonda meteorologica, bensì un modulo appartenente al progetto Mogul, ovvero un'operazione top secret. Nell'episodio di Roswell si è schiantata davvero un'astronave e ciò è tenuto nascosto? Ma prestate più attenzione! Il sergente Frederick Bental, esperto fotografo, raccontò che lui e il caporale Kirk Patrick partirono con l'aereo da Washington DC per fotografare i corpi ritrovati nell'astronave. Furono condotti nella zona nord di Roswell, zona dello schianto. Bental vide dei camion trasportare oggetti di qualche tipo. Kirkpatrick venne condotto in un'altra zona, mentre Bental venne portato in una tenda lì vicina, dove fotografò dei corpi sdraiati su un telo. Erano tutti quasi simili, dalla pelle scura sottile e con teste di grandi dimensioni. Quanto raccontato, dentro c'era puzza, come se fosse formaldeide. Kirkpatrick andò in un altro posto, dove c'erano dei camion che trasportavano dei rottami. La cosa strana è che le loro attrezzature furono confiscate. Dopo il loro ritorno a Washington, dissero di non aver visto nulla. Bene ragazzi, anche questo video è giunto a termine, spero che vi sia piaciuto. E voi cosa ne pensate? Si tratta di insabbiamento? Sarà davvero un pallone sonda o è caduta davvero un'astronave? Lasciateci un like, commentate, condividete. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Grazie mille, ciao! Ciao!